Inalca Food & Beverage nasce con l'idea di esportare il Made in Italy, produrre servizi, portare i prodotti alla porta dei clienti curando nel dettaglio ogni singolo passaggio. Attualmente la controllata del gruppo Inalca può vantare 120 clienti in 40 paesi del mondo. Ad Anuga 2023 EFA News ha incontrato Augusto Cremonini, amministratore delegato di Inalca Food & Beverage, che ha raccontato dell'espansione del gruppo fuori dall'Europa, in particolare in Australia, in Cina e nel sud-est asiatico. Un obiettivo possibile anche perché, spiega, non c'è paese al mondo in cui non vi siano ristoranti italiani. Inalca Food & Beverage nasce nel 2014 con l'idea di portare le eccellenze italiane all'estero. Inizialmente con un'idea di produrre una serie di servizi finalizzati al riuscire ad esportare un consolidamento di prodotti verso clienti che avessero questa necessità, e ad oggi poi trasformatasi nel corso degli anni in investimenti del gruppo diretti in determinati paesi in infrastrutture per fare la distribuzione dell'ultimo miglio locale, che significa portare i prodotti alla porta dei clienti, che siano essi ristoranti, che siano essi hotel, aziende di catering, eccetera. Dove c'è una cucina, il nostro obiettivo, e che consuma prodotti italiani, il nostro obiettivo è arrivare con i prodotti. IFB, mi piace definirlo un modello di business di supply chain end to end, perché noi dal rapporto col fornitore alla consegna del prodotto dall'altra parte del mondo alla porta del cliente ci prendiamo cura di tutti i passaggi. E questo ci fa dire che siamo un'innovazione in questo mondo, perché riusciamo a gestire, a controllare la catena del valore che parte dalle migliaia di produttori di eccellenze dell'agroalimentare italiano fino alla consegna dall'altra parte del mondo. Questa cosa sta avendo un ottimo risvolto, perché il food italiano, non lo dico io ma lo dicono le statistiche pubbliche, ha una crescita costante, l'Italian food è apprezzato ovunque, è una cucina facile, accessibile, da condivisione, pensate alla pizza che in tanti paesi oggi si mangia condivisa a fette, e quindi c'è una prospettiva incredibile e noi siamo orgogliosi di poter essere una, piace definire, la piattaforma o portaerei che fa sistema, che è una parola che in Italia è sempre stata un po' complessa nel mettere assieme le varie realtà. Noi facciamo sistema e siamo contenti e ci avvaliamo della forza e della collaborazione dei nostri fornitori, che sono essenziali nella crescita di questo progetto. Noi copriamo Australia, Cina, Hong Kong, Macao, che sono un mercato più o meno unico perché seguono le stesse regole, Thailandia, Malesia, Polonia e Isole Canarie, e questi dove c'è una presenza diretta. Abbiamo tantissimi clienti, circa 120 divisi in altri 40 paesi nel mondo, che usufruiscono dei nostri servizi, che sono quelli del consolidamento, dell'approntamento della documentazione, che non è mai banale, delle operazioni di esportazione, perché comunque c'è un certo capitale investito nel circolante per sostenere questo tipo di attività. Quindi questo è il nostro attuale raggio d'azione. Abbiamo in programma, ovviamente è stato rallentato dal Covid, un programma di acquisizioni, di espansione, di apertura di nuovi paesi, che è ricominciata con delle piccole acquisizioni che abbiamo completato quest'anno in paesi dove eravamo già presenti, ad integrazione di quello che già esisteva nostro. Quest'altr'anno pensiamo di aprire almeno altri due paesi nuovi, e proprio perché si è stati rallentati dal Covid abbiamo accumulato una serie di iniziative potenzialmente molto interessanti che stiamo valutando una ad una, e che ci porteranno comunque a crescere, perché, ripeto, l'Italian food è ovunque, non esiste un paese al mondo dove non ci siano N ristoranti italiani di N proprietari italiani che vogliono prodotti italiani. Quindi noi dobbiamo essere in grado di raggiungerli. Siamo felici e orgogliosi di poter essere un portabandiera in questo settore. Quindi anche il vino, che è una divisione che è nata qualche anno dopo ma che sta crescendo, perché il vino italiano sta acquistando la sua dignità sempre più ed è apprezzato sempre più. Noi lo sappiamo che se viviamo in Italia, all'estero hanno una percezione più sul vino francese perché è arrivato prima, perché ha fatto sistema. Ma noi abbiamo tantissime carte da giocarci per dimostrare che siamo sicuramente alla loro altezza, se non meglio. Quindi noi ci crediamo molto,
andremo avanti col progetto del vino. Abbiamo recentemente anche lanciato una divisione del fine food che si rivolge alla ristorazione più alta, quindi al fine dining, al cosiddetto fine dining, ristoranti stellati oppure ristoranti di riferimento del trend di cucina del momento nelle varie regioni del mondo, dove facciamo anche prodotti che non necessariamente sono italiani ma che in realtà sono più italiani di quello che si possa pensare. Per esempio, nessuno sa che il caviale, per tanti anni l'Italia è stato il più grande produttore di caviale del mondo, oggi è secondo dopo la Cina, ma continua a essere apprezzato come uno dei migliori al mondo. E quindi ci piace esplorare anche un po' queste cose nuove che comunque hanno sempre una base e una volontà di promuovere il fare bene italiano.